Believe to be Alive. L'iniziativa a cura del Comitato Italiano Paralimpico ha visto la partecipazione di oltre 3.500 atleti provenienti da tutta Italia, che nei giorni di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre hanno popolato a Roma Via della Conciliazione ed il Vaticano. Era uno dei miei sogni, dice Luca Pancalli, avere intorno a noi tutti quelli che nel proprio settore hanno dato impulso straordinario al movimento paralimpico. 8 premi, 18 riconoscimenti ad atleti come Cecilia Camellini, Alex Zanardi, Oksana Corso, Beatrice Vio. Un evento promozionale di altissimo livello. Dopo le premiazioni del 3 ottobre, sabato 4 ottobre i 3.500 atleti sono stati in Vaticano in udienza dal Santo Padre. Le celebrazioni sono state inaugurate dalle canzoni di Annalisa Minetti. Domenica 5 ottobre poi grande giornata in Via della Conciliazione, che fin dalle prime ore del mattino nella palestra a cielo aperto allestita hanno preso il via le dimostrazioni dei nostri atleti nelle varie discipline. Nel corso degli anni, grazie allo sviluppo e alla diffusione di queste discipline, lo sport paralimpico ha acquisito sempre più importanza, fino a raggiungere livelli di prestazione molto elevati. Con la gioia degli atleti dipinta nel volto, Papa Francesco, dopo la sua benedizione, ha dato il via al corteo dell'entusiasmo. Believe to be Alive, il tema della disabilità e della solidarietà, si è espresso al suo massimo entusiasmo. Le telecamere di telearancione.com, presenti in ogni momento, hanno dedicato emozioni, energia positiva e tanto entusiasmo. L'occhio sempre attento di telearancione.com sostiene e mantiene alta la passione unita ad azione. Lo sport, non dimentichiamolo mai, è una delle prime manifestazioni di successo comunicativo, competizione e solidarietà. Telearancione.com saluta ancora una volta chi crede come noi a dare tutti gli strumenti necessari per ampliare i propri confini professionali.